Allora, innanzitutto posso fare io la prima domanda? Allora, un successo importante, autorevole, su un campo che è comunque difficile, che giudizio dà un po' di questa partita? No, penso che le ragazze abbiano fatto la partita che avevamo chiesto, di coraggio, di grande aggressività, di grande umiltà, nel senso che comunque sapevamo che il Milan è una squadra costruita per vincere lo scudetto, quindi massimo rispetto, però un coraggio come se stessimo giocando una partita tra virgolette amichevoli, no? Avere sempre quella leggerezza e al tempo stesso quella voglia di portare a casa il risultato. Qual è la cosa che l'ha resa più soddisfatta che ha visto in campo della sua squadra? Ah, proprio la capacità di saper soffrire tutti insieme, quello è l'elemento che secondo me è stato più spiccante oggi. In generale so che siamo all'inizio ed è difficile magari anche pensare un po' in proiezione, però cosa vorrebbe vedere lei quest'anno dal campionato della Fiorentina, che magari l'anno scorso a un certo punto si è un po' impantanata, mi concedo? Ma semplicemente non parlo di risultati, perché siamo alla prima giornata, sarebbe utopia, insomma sarebbe anche difficile da dire qualcosa su dove vogliamo. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare, sicuramente andarci a giocare le Final Fight. Su quello che chiedo costantemente è semplicemente quello di fare il campionato con coraggio, umiltà, con il massimo spirito di sacrificio collettivo, nel senso ognuno deve dare quel qualcosa in più, deve sacrificarsi per la compagna, quell'unione di intenti che secondo me può fare la differenza in questa squadra qui. Standing ovation per Vero Bocchete qui a Vismara, la migliore in campo. Un giudizio sulla sua prestazione? Ma Vero, io faccio fatica a trovare partite in cui ha fatto male, sinceramente. È una giocatrice che ha un talento, una personalità, una voglia di fare il bene della squadra che va sopra a qualsiasi tipo di prestazione. Credo veramente che è una giocatrice che giocherà ancora per moltissimo tempo. E si merita veramente la standing ovation.